Bentornati a Fame Capì, primo appuntamento del 2022. Iniziamo subito con un argomento un pochino leggero, che sono i consigli e le accortezze da utilizzare per gli acquisti nei saldi. Attenzione, che ci permettono magari di fare un affaretto e di evitare piccole fregature. Sentiamo Anna. In periodo di saldo è sempre bene controllare le etichette, innanzitutto le etichette del prezzo, che devono riportare chiaramente sia il prezzo pieno che quello scontato e la percentuale di saldo applicata. Diffidate ovviamente delle merci con prezzo troppo ribassato perché potrebbero nascondere delle trappole. A questo proposito è bene sempre leggere le etichette diciamo interne al prodotto. Diffidate per esempio dei capi che non contengono indicazioni sulla propria composizione o regole di manutenzione. Bisogna conservare sempre lo scontrino perché nel caso in cui la merce si rivelasse difettosa si potrà riportare al negoziante con le regole previste dal codice di consumo per la sostituzione, quindi con le garanzie tendenzialmente biennale. Non si può sostituire la merce se si è cambiata idea ovviamente sul colore o sul modello. La prova dei capi non è obbligatoria, ma è a discrezione del negoziante. Il consiglio è, ove è possibile, provare sempre l'indumento o il capo o l'articolo scelto, così da non sbagliare taglia o da non renderci conto, per esempio, di un difetto. Il negoziante ovviamente è sempre obbligato ad accettare il pagamento online. O tramite carta di credito e bancomat, quindi. Per quanto riguarda invece gli acquisti online, che sono sempre diciamo più in crescita, bisogna leggere attentamente la descrizione del prodotto. È sempre utile leggere le recensioni degli altri consumatori sul medesimo prodotto e controllate sempre le spese di spedizione perché spesso sono quelle che fanno lievitare il prezzo. Ricordiamoci che in caso di acquisti online il diritto per il cosiddetto ripensamento, ossia per cambiare idea sull'acquisto, è relativo al recesso di 14 giorni dalla data di consegna. Il mercato dei saldi è un mercato molto importante in Italia, ma negli ultimi anni ha visto una regressione, un po' per il periodo emergenziale e un po' anche dovuto al fatto dell'aumento dell'e-commerce ed è per quello che abbiamo dato qualche consiglio anche per gli acquisti online. Importante però ricordare alle persone che in Liguria c'è tempo fino al 28 febbraio per poter fare acquisti con i saldi. E io volevo dire una cosa importante sul cambio merci, perché spesso vediamo che quando ci sono i saldi c'è scritto che la merce non viene cambiata. Se la merce è difettosa, sempre la persona ha diritto che venga alla sostituzione del capo. E se non è possibile sostituirlo perché è un saldo, quindi magari era solo l'ultima maglietta rimasta o solo quel numero lì, se ci sono altre problematiche, ecco che il negoziante non dovrà dare il buono ma restituire i soldi. Adesso sentiamo André che ci parla di un altro interessante argomento, che sono gli acquisti dei farmaci online. Fate attenzione e sentiamo. Si è conclusa da parte del NAS, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, l'operazione internazionale Shield 2 contro la criminalità farmaceutica, che ha portato in Italia alla chiusura di 283 siti e al sequestro di oltre 9 milioni di euro di medicinali. Tale operazione è stata sottoposta alla direzione dell'Europol con la partecipazione di paesi dell'Unione Europea, ex europea e importanti organizzazioni internazionali. Oltre alla chiusura dei siti sono stati sequestrati appunto da parte dei NAS medicinali quali antinfiammatori, antibiotici ma anche stupefacenti, doppanti e un'ingente quantità di droga dello stupro. Sono stati anche sequestrati per oltre 1 milione di euro presidi medici contro l'attuale emergenza sanitaria derivante dal virus Covid-19,
quali ad esempio le mascherine e i guanti ritenuti non conformi o comunque importati illegittimamente. Sono stati appunto chiusi da parte dei NAS i siti da cui potevano essere reperiti tali medicinali importati illegittimamente e si ricorda comunque che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ritenuto che un farmaco su 10 è falso. Infatti tutti i farmaci possono essere contraffatti e qualora le dosi, recipienti all'interno degli stessi non vengano controllati, non solo possono essere inefficaci, ma anche tossici. Si ricorda pertanto di acquistare medicinali sotto la prescrizione medica e di controllare che il sito da cui si acquista sia sottoposto appunto alla direzione del Ministero della Sanità. Ricordiamo infatti che la direttiva europea 62/2011 impone un'autorizzazione per la vendita dei farmaci e parafarmaci online e che la vendita e le piccole importazioni limitano il controllo della dogana. Adesso mi viene domandato se gli acquisti online di farmaci o di integratori è consigliabile o meno o sicuro o meno. La cosa più importante che dovete controllare su qualsiasi sito che siete è l'autorizzazione nazionale, che vuol dire che la società o la farmacia o il negozio che sta mettendo in vendita gli integratori è in regola con la vigente normativa italiana. Poi non acquistate mai su internet farmaci che necessitano della prescrizione medica, perché evidentemente se ci vuole una prescrizione medica è per un controllo ulteriore e si rischia, come abbiamo sentito dall'intervento, problemi anche a livello sanitario. Importante poi ricordare che quando si acquista in garanzia si possono fare anche degli affari, perché è facile trovare magari dei prodotti molto scontati rispetto al prezzo di vendita normale e quindi per il corretto funzionamento del mercato della concorrenza, se il sito è regolare con le autorizzazioni, allora permetterà poi che anche nei negozi, nelle parafarmacie, si abbassino i costi e i ricarichi sui vari prodotti, anche perché tenete presente, è una cosa incredibile che in Italia tutti i farmaci e gli integratori costino di più rispetto a tutta l'Europa. È una cosa che colpisce tantissimo. Spesso si vedono le indagini effettuate dalle società specialistiche, dove si vede che ci sono dei farmaci che in Italia possono costare anche il 400% in più rispetto magari alla Francia o alla Germania o al Belgio. Quindi attenzione e utilizziamo correttamente gli strumenti che ci sono per le persone. E adesso cambiamo argomento e parliamo della conciliazione paritetica introdotta per i treni regionali da Trenitalia e l'Associazione dei Consumatori. Era un nodo molto sentito perché non si permetteva la conciliazione paritetica per le tratte regionali, ma solo per le lunghe tratte o per quelle tutte sulla tratta italiana. Quindi un passo avanti che permette alle persone di risolvere le controversie che possono nascere dai trasporti, non quelle, attenzione, relative magari a un risarcimento del danno per una caduta nel treno, ma solo sul tragitto. Anche su quello spero che si lavorerà e si otterrà anche quel passaggio. Ricordiamo sempre che la conciliazione paritetica funziona con un sistema importantissimo, cioè un conciliatore che gestisce la controversia della persona che viene assistita da un'associazione dei consumatori e poi c'è un conciliatore invece che rappresenta la società di Trenitalia. A seconda della società che firma la conciliazione paritetica, poi ci sono delle regole per l'espletamento, però è sempre uno strumento utile, duttile, gratuito per ottenere la risoluzione dei problemi. Ci sono, per quanto riguarda la conciliazione paritetica, delle percentuali altissime di soddisfazione delle persone. Poi, in tutte quelle casistiche in cui, se uno si dovesse rivolgere a un locale, gli converrebbe tenere il danno piuttosto che ottenere il risarcimento del danno o chiedere uno storno di una fattura o di un importo non riconosciuto. Quindi sentiamo Anna e poi commentiamo. C'è un'interessante novità in tema di metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Dal 1 gennaio 2022 è attiva sul sito di
altre d'Italia, la possibilità di adire alla conciliazione paritetica per i passeggeri del trasporto regionale. Si tratta di una richiesta compilabile online, quindi con un apposito form, cioè un'apposita finestra sempre sul sito di Trenitalia, oppure con la compilazione della modulistica fornita sul medesimo sito da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. E la conciliazione paritetica è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, e in questo caso gratuito. Controversie che nascono appunto tra i passeggeri del trasporto regionale Trenitalia e Trenitalia. Per attivare questa conciliazione occorre previamente aver inviato a Trenitalia un reclamo circa un disservizio o una doglianza del passeggero. Se nei 30 giorni da questo reclamo Trenitalia non risponde o fornisce una risposta che il passeggero ritiene non soddisfacente, lo stesso può adire questo metodo alternativo di risoluzione della controversia. E ovviamente i requisiti per attivarlo sono l'aver presentato reclamo, che il viaggio sia stato, sia avvenuto su un treno regionale, e che il viaggiatore vada a lamentare un disservizio ricollegato ad impegni assunti da Trenitalia, impegni assunti su documenti ufficiali, quindi o le condizioni contrarie alle condizioni di trasporto, contrarie alla carta dei servizi, e quindi ci sia contrari alla normativa europea, e quindi ci sia sostanzialmente un disservizio tra quanto promesso da Trenitalia e quanto fruito dal passeggero, ci sia un dispostamento. E la conciliazione paritetica, attivata appunto da quest'anno, è il risultato di un percorso di trattativa tra Trenitalia e svariate associazioni consumatori, partito nel 2019, che è culminato con un protocollo a cui hanno aderito diverse associazioni consumatori e la connessa attivazione dal gennaio di quest'anno di questo metodo alternativo di risoluzione delle controversie. Questa conciliazione paritetica è entrata in vigore il 1 gennaio del 2022 ed è, come dicevo, importante perché prima anche i passeggeri regionali sembravano trattati come passeggeri di serie B, quando in realtà l'80% della tratta ferroviaria è ricoperta proprio dalle persone che si spostano per motivi di lavoro e dai pendolari. Ricordiamo che però noi monitoreremo per vedere come va la conciliazione paritetica, in quanto fino ad oggi le controversie con Trenitalia difficilmente si riuscivano a risolvere e poi bisognava andare davanti al giudice di pace per accertare le doglianze o le ragioni dei consumatori. Vedremo cosa succederà. E adesso concludiamo con la nostra Monica Perego, che ci legge una bellissima frase sulla libertà. Arrivederci. Nessun uga molto grande de chi usa rispetta a libertà di altri. Nessuno amore più grande di chi sa rispettare la libertà degli altri.